abbiamo messo in comune e che hanno cambiato la geografia della crescita europea. Guardate alla geografia attuale della crescita europea, vi accorgerete che i paesi, c'era un terribile acronimo che definiva alcuni paesi europei: Portogallo, Italia, Grecia, Spagna. L'acronimo era PIGS, e potete immaginare che detto in inglese non è meraviglioso. Ora andate a vedere il livello di crescita di quei paesi in relazione ai paesi più frugali, più del nord, e vi accorgete che attraversare questo rubicone ha anche cambiato la geografia della crescita. Ora si tratta di fare, non è l'ultimo miglio, adesso non voglio troppo spaventare il ministro Fitto, perché il ministro Fitto lo sa meglio di me, non è l'ultimo miglio, c'è moltissima strada da fare per portare a casa quegli investimenti, quelle riforme del progetto che chiamiamo PNRR. E questo è fondamentale se noi vogliamo che questo passaggio del Rubicone non sia un fatto isolato. E lo ricordava Corazza prima, è fondamentale che lo strumento di mettere insieme risorse comuni per obiettivi comuni non sia una parentesi soltanto per il Covid, ma sia magari utilizzabile domani per l'idrogeno verde, piuttosto che per la difesa comune, piuttosto che per un'emergenza sociale. Dipende da noi e dipende dalla battaglia politica che chi verrà dopo di me in commissione, ma non solo gli italiani, ovviamente faranno perché questi strumenti siano riutilizzati.